Abbiamo prodotti straordinari che vanno sempre di più valorizzati. Sì, e l'assessorato all'agricoltura sta intervenendo in questa direzione perché molte di queste imprese sono piccole imprese, hanno anche volumi di produzione molto piccoli, non è detto che sappiano anche vendere o approcciarsi sui mercati più importanti, cioè chi sa produrre non necessariamente sa anche vendere. Con l'assessore Varì, per esempio, abbiamo messo in campo delle iniziative per dare la possibilità a queste imprese di vendere digitalmente, di vendere sulla rete, e occasioni come quella del Cibus, del Vinitaly rappresentano anche l'opportunità per queste imprese di farsi conoscere sui mercati importanti, quindi su quello siamo fortemente impegnati perché vorremmo intanto non creare problemi come regione a chi produce, ma poi essere anche fonte di opportunità per farli produrre meglio e anche per far vendere meglio i loro prodotti. Un giro in mezzo ai nostri prodotti qui allo stand del Sole di Calabria Straordinaria col presidente Occhiuto, tutto bellissimo. Come va? Me lo dovreste dire voi, voi ci state seguendo, ci seguite da Parma, siete anche qui, io credo che le cose stiano andando bene, le aziende sono contente, lo stand è fra i più apprezzati e io credo che noi dobbiamo fare questo per presentare la Calabria nel modo migliore possibile, per come essa merita. Abbiamo prodotti straordinari che, come dicevo appunto al presidente, vanno valorizzati sempre di più. Certamente noi abbiamo una superiorità di base nella produzione, abbiamo le terre più fertili, una straordinaria biodiversità, però dobbiamo di questo essere consapevoli, poi dobbiamo avere umiltà nella capacità di trasformare. L'ambizione che dobbiamo avere è solo l'ambizione della qualità, noi dobbiamo produrre con qualità, il mondo ci sta aspettando, ce l'andiamo a prendere. Un giro bellissimo in mezzo ai nostri prodotti calabresi, veramente tutto straordinario. Beh sì, anche quest'anno un'edizione straordinaria, un lavoro ottimo, eccellente direi, svolto dalla Regione Calabria con degli stand straordinariamente belli, accoglienti e con, soprattutto con esposizione di prodotti di qualità, quest'anno anche accompagnati non solo vino ma accompagnati anche da tanti prodotti tipici, olio e prodotti di qualità che diciamo, mostrano la Calabria straordinaria che siamo. Io orgogliosissimo ovviamente di rappresentare l'area del Cirò, l'area del Crotonese in un settore che trainante dal punto di vista economico non solo per la nostra area ma per l'intera Calabria. Appunto volevo chiederle, l'area di Cirò e di Crotone è ben presente, ben rappresentata oggi qui al Vinitaly? Sì, sì, la vera rappresentanza sono gli imprenditori, sono numerosissimi, sono di qualità, quindi non solo quantità ma qualità, un ricambio generazionale straordinario abbiamo avuto nel nostro territorio che sta portando ancora di più il Cirò alle vette che merita e ad essere diciamo sulle postazioni principali nel panorama europeo e mondiale. Ultima battuta, una vetrina veramente tanto importante per noi crotonesi. Sì, una vetrina importante per la Calabria, oserei dire, perché attraverso i prodotti di eccellenza, il vino su tutti, mostrano diciamo, l'aspetto migliore del nostro territorio ed è quello che il nostro territorio ha bisogno.